depresso. Mi tormentavo accusando me stesso ancor più aspramente. Mi dibattevo nelle mie catene affinché si spezzassero, ma pur diventate sottili, mi tenevano ancora stretto. E il Signore incombeva nelle mie segrete profondità e raddoppiava con severa tenerezza le frustate di paura e vergogna affinché non tornassi di nuovo a cedere, non rafforzassi ancora quell'esiguo e tenue filo che era rimasto e non me lo attorcigliasse intorno più forte che mai, ma al contrario, lo spezzassi definitivamente. Ma le parole di Paolo hanno anche un secondo significato. Pensate ai fiumi di montagna. Quando incontrano un ostacolo, diventano più forti. Non è colpa nostra se siamo fatti di materia, di male. Noi non siamo gente comune e non abbiamo bisogno della verità. Che ti dicevo, ormai stiamo diventando sempre più influenti in città. Sentiamo la vostra voce. Attenti! Voi non credete in niente! Aspettiamo un bambino e io non vorrei mai diventarlo. Un'idea da afferrare, un concetto, una disposizione d'animo. Il coraggio di fare a meno della verità. Tu hai questo coraggio? Non è l'uomo a trovare la verità. Deve lasciare che sia la verità a trovare lui. E io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le parole non bastano a cambiare una persona. Neanche le tue. Cerca di capirlo, figlio. Perché la verità è una persona, Gesù Cristo, il Figlio di Dio.
figlio. Ho sempre parlato troppo. Oggi per la prima volta, invece, ho ascoltato. Ho ascoltato la sua voce. Desiderio della tua pace.